Oh ragazzi, finalmente ci troviamo qui per il video in cui farò il mio primo personaggio a 100 in Diablo 4. Ci siamo, mi mancano 500.000 punti di esperienza, sto a spedizione di livello 51, che come livello ci siamo anche abbondante, perché comunque noi facciamo punti esperienza massimi per fino a 3 livelli sopra il nostro livello. Quindi sono 99, io faccio punti esperienza massimi fino a livello 102. Solo 3 punti, solo 3 livelli sopra la nostra, insomma, sopra il nostro livello. È rimasto veramente poco, non c'è una grossa densità per ora, ma qui lo farò sicuramente in questa spedizione. Non credo che completerò la spedizione, comunque non è quello l'obiettivo del video. È solamente vedere il 100 e poi vi dirò cosa farò. Ci siamo. Mancano 200.000 punti esperienza. Ci ho messo un bel po'. Ci ho messo un bel po', 20 24 giorni. Diciamo sì, 24 giorni per arrivare a 100 non è poco. Sicuramente ci metterò di meno col secondo, grazie ai vari boost degli altri personaggi, degli amici, eccetera, degli altri giocatori. Però è il primo personaggio un po' più lento da portare su, soprattutto poi una volta passati il livello 80 si comincia ad andare su molto più lentamente. E ci siamo qui probabilmente, eh. Su qui c'è il santuario, diciamo, maledetto che tira fuori i mostri. Se non ci muriamo, perché ho visto un po' di fantasmi che sono il peggio del peggio. È così. 30.000 punti di esperienza. Sono un po' emozionato, perché comunque è la prima volta che arrivo che 100. Eccolo qui, livello 100. Adesso vi faccio vedere, metto l'ultimo punto Paragon. Anzi, torniamo in città direttamente, che non ci interessa il resto. Metto l'ultimo punto Paragon e abbiamo finalmente portato al massimo il mio primo PG. Dovevo mettere l'ultimo punto qui su 8% danni agli elite. Così ho terminato il mio albero Paragon. Vi dirò, probabilmente domani proverò a pushare con il personaggio. Cercherò di fare qualche spedizione da IQ alta, over 60, più alta che posso. E poi probabilmente passerò al barbaro. E ci vedremo, credo, con dei video sul barbaro in cui magari lo analizzerò e vi farò vedere qualche build a seconda di quelle che riuscirò a fare. L'obiettivo sarebbe di fare la build turbine, ma poi vedremo. Comunque, vi ringrazio della visione. Ci sentiamo per il prossimo video.